l'ultimo minuto. Live Music. Buonasera a tutti e ben trovati con Live Music, il nuovo format veloce veloce per tutti i musicofili. Appuntamento tutti sabato alle 19, replica domenica alle 17. Iniziamo senza indugi con un grande ospite, un autore che ha attraversato diversi decenni di musica inventando e reinventandosi spesso. Il suo nome è Umberto Palazzo. Ciao Umberto. Ciao Patrick, tutto a posto? Qui sì, te? Tutto bene, non c'è male. Da poco sei uscito con un lavoro che si discosta dalle tue esperienze degli ultimi anni, Canzoni della notte e della controlla. Ci vuoi raccontare com'è nato l'album e perché di questa virata comunque apprezzata dai critici? Sì, mi sono trovato in un momento in cui stavo lavorando al disco, quindi ho tempo per pensare ai testi al di fuori del Santonato, perché Santonato è una band strumentale di ispirazione messicana, morriconiana, e quindi ho riflettuto anche su altri modi di concepire la musica. Il Santo Niente era temporaneamente fermo, avevo uno studio nuovo a casa da collaudare, mi sono messo un po' a giocare con suggestioni musicali pre-rock. Però contemporaneamente con la tecnologia la possibilità di potermi registrare all'infinito, e ho iniziato a mettere su delle canzoni che avevano poco a che fare con la musica rock, come ho detto prima, pre-rock. Insomma, mi sono immaginato di avere di utilizzare soltanto materiali musicali che ci fossero prima dell'avvento del rock, cioè dell'inizio degli anni 60, e immaginarmi come sarebbero diventati se si fossero evoluti tecnologicamente in una società diversa da quella un po' bigotta di quel periodo. E quello che è venuto fuori è Canzoni della notte e della controra. Insomma, è stato all'inizio un esercizio, poi è diventato qualcosa di molto molto serio, che penso sia una delle cose migliori che abbia fatto in assoluto. E lo dicono anche i critici, come abbiamo ricordato, tra l'altro disco del mese su Rockit, mi sembra. Beh, del giorno, vabbè. Magari di più giorni rimarrà. Beh sì, non so, i riscontri sono stati ottimi, soprattutto il web ha risposto in maniera favolosa, la stampa è sempre un po' più prudente, però anche Rumore mi ha citato in copertina, Onda Rock mi ha sentito ascoltare, mi stanno portando avanti con molto entusiasmo, ma in genere mi arrivano le recensioni quotidianamente e sono tutte molto, molto entusiaste. E ti possiamo definire un musicista di professione dell'under e dintorni, diciamo. È un privilegio che purtroppo è sempre meno concesso a chi intraprende la strada appunto della musica. Che ne pensi di questa mia triste considerazione? Beh, neanche io sono veramente un musicista di professione. Io vivo di musica, ma non soltanto dell'essere un musicista. Faccio il DJ, organizzo concerti, faccio il fonico, gestisco locali, serate e così via. Mettendo insieme tutte queste cose sono divento un professionista della musica, ma non sono esattamente un musicista professionista. I nomi che tirano abbastanza da poter essere considerati propulsori di economia positiva in Italia sono non più di una ventina, poi sono i concerti che tutti vanno a vedere a livello underground. Ovviamente lasciamo perdere il mainstream, di cui non ci importa, insomma, da una cima che è costituita da Marlene, After Hours, Verdena, Subsonica, andare in giù fino alle new entry che sono Brunori, Zen Circus, Dente e così via. Insomma, ma al di sotto di quel livello non si sopravvive facendo solo concerti. Nella tua lunga carriera, Umberto, tra l'altro hai curato la colonna sonora di Jack Frusciante uscito dal gruppo. Un ricordo su quell'esperienza e una riflessione sul rapporto tra le arti? Quella è stata una bella esperienza, è stato bello conoscere Violante, Enrico Brizzi e il giovanissimo Stefano Accorsi. Tra l'altro Violante è una musicista e ci si rivede ogni tanto come musicisti, nonostante sia una star cinematografica, è una persona squisita.
È stato bello lavorare nel mondo del cinema prima che diventasse digitale. Ho potuto montare quella colonna sonora usando le vecchie macchine di montaggio Prevost, questi enormi mostri di Ghisa, con le pellicole che andavano tagliate a mano con una piccola pressa. È stato molto divertente. Il cinema è una delle mie grandissime passioni. Purtroppo non ho più fatto colonne sonore da allora, ma comunque sono un appassionato di cinema e seguo con molta attenzione il lavoro del mio amico Teo Teardo, che è uno dei più grandi compositori di colonne sonore che ci siano in Italia. Ogni tanto facciamo qualcosina insieme, e anche ho messo la voce su un pezzo che ha fatto per Rasputin, e è stato lui a masterizzare canzoni della notte della controversia. Se non conoscete Teo Teardo, scoprite chi è, scoprite che dietro le quinte è uno molto grande. E quindi questo appello lo estendiamo a tutta la Versilia e oltre. E infine, una doverosa sintesi del tuo percorso. In breve, diciamo, cosa hanno dato i Massimo Volume, i Santo Niente, e cosa speri di dare come solista? Cioè, il Massimo Volume sono venuti fuori all'inizio degli anni 90, in un periodo in cui non c'era nulla, perché era finito lo slancio degli anni 80 e non si era ancora affacciato qualcosa di nuovo, non c'era ancora il riverbero del rock alternativo americano in Italia, e noi con il Massimo Volume forse, anzi credo, siamo stati i primi a interpretare una voglia di musica nuova che arrivava dagli Stati Uniti. C'erano anche gli Starfuckers di Aulla, in realtà erano grandi e ci hanno parecchio influenzato in quel periodo. Il Santo Niente invece ha rappresentato un altro momento, ma era la persecuzione di quel discorso, insomma. Quello che ho messo su col Massimo Volume insieme a Mimì e gli altri è venuto in un momento più significativo a livello storico. Il Santo Niente è stato più rock and roll. È quello che sto facendo adesso comunque col Santo Nada e con questo mio disco solista, non lo so, lo dire il tempo, quello che significa, non si può dire mentre si fanno queste cose. Non avrei saputo dirlo neanche allora cosa stavo facendo, a tempi dei Massimo Volume del Santo Niente originario. Ok, perfetto. Per vederti dal vivo, a parte dalla zona tua, in Toscana ci stai pensando, ci penserai? Per ora mi mancano date in Toscana. Non lo so, spero che il Tago Mago mi richiami. Sarebbe carino, mi piace tanto il Tago Mago. Grazie mille. Allora Umberto, io ti saluto, ti ringrazio, e come ti ho detto fuori onda, sono lusingato che tu abbia preso parte a questa nostra nuova trasmissione. Ciao Umberto. Ma grazie a te, grazie mille. E vi lasciamo con Terzetto nella nebbia, proprio dall'ultimo disco di Umberto Palazzo, Canzoni della notte della Controllo. Turbato
sorriso del fato e tre nella nebbia messi insieme dal caso. Se sapessi che fare sarei meno turbato. Qui c'è odore di muschio, la graziosa è distesa e offre l'amore con sguardo da lupa. È così naturale, non c'è niente di male. Nel mio sogno sorridi e mi mostri un sentiero. Io ti seguo tranquillo e mi fido di te. Dopo le suggestioni di Umberto Palazzo, torniamo in studio per le news. Diamo subito un occhio ad alcuni appuntamenti dal vivo da non perdere. Dal vivo, noi ci puntiamo tanto sulla musica dal vivo, per questo il format si chiama semplicemente Live Music, perché il sudore della musica e le emozioni proprio della musica fisica sono ben altra cosa che sentirsi un pezzo magari in macchina, magari facendo il bucato o magari cucinando. Quindi andate a vedere i live, sudate un po', tenetevi magari in forma sudando un po' nella calca di gente che canta e soprattutto emozionatevi insieme all'artista sul palco, che anche se è un grandissimo, sicuramente l'emozione in quel caso lì ce l'ha sempre dentro. E adesso negli States, dove la giovane Frances Bean, la figlia di Kurt Cobain, compianto frontman dei Nirvana e di Courtney Love delle Hall, a soli 19 anni si prepara alle nozze con Isaiah Silva, voce della band indie The Ramblers. L'idea di passare il resto della mia vita amando il mio migliore amico mi rende la donna più fortunata del mondo, ha detto la dolce Frances Bean. E quindi con questa dolce dichiarazione noi terminiamo questa puntata veloce di Live Music. Gli appuntamenti li ricordiamo: ogni sabato alle 19, la replica la domenica alle 17. Ciao a tutti da Patrick Poini e da tutta Radio Versilia. Ultimo minuto. Live Music.